Nove bambini originari del Sahrawi questa mattina sono stati accolti dal vescovo Franco Agostinelli in Palazzo Vescovile nell'ambito di una serie di iniziative organizzate dal Coordinamento Toscano per il sostegno alla Repubblica del Sahrawi, dal 1975 costretta ad abbandonare la propria terra di origine, invasa dal vicino Marocco. E questi sono figli di un popolo che forse non è riconosciuto come popolo, anzi sappiamo bene che metà nazioni del mondo non riconoscono la Repubblica del Sahrawi, mentre altra la metà sì, però sono le repubbliche più povere, per cui ecco, nel consesso internazionale hanno una valenza e una considerazione minore ecco, rispetto invece a altre nazioni di maggiore importanza, diciamo. Però noi non possiamo ecco, valutare questo dalla povertà o dalla ricchezza di un popolo, diciamo ecco, dalla dignità di un popolo. Questi bambini sono qui perché portano, vorrei dire, la loro aspirazione a un mondo diverso, un mondo futuro, un mondo loro che rispetta la loro storia, la loro cultura, la loro etnia, eccetera, no? E noi non possiamo non accoglierli, l'accogliamo e l'accogliamo volentieri. I bambini ospitati in Toscana sono 160, di cui 30 distribuiti tra Prato e Firenze in due gruppi da 15. I piccoli, tutti di 10 anni, vengono dai campi dei rifugiati in Algeria, dove attualmente vivono e dove faranno ritorno alla fine di agosto. Oggi hanno trascorso la giornata in compagnia degli operatori dell'Opera Santa Rita. Giocando, facendo delle attività, quello che normalmente si fa, perché l'importante in queste occasioni non è tanto ciò che si fa, ma quello che si vive stando insieme e conoscendoci reciprocamente.